Sembra quasi che contro i pini ci sia una sorta di guerriglia. Lo dichiarano gli esponenti di Civat, cittadini volontari e attivisti per l'ambiente di Cerveteri, che tornano a battersi per la salvaguardia dei 7 pini in via Furbara Sasso, in località Due Casette. Dopo lo stop ottenuto nei mesi scorsi per la presenza di nidi sugli alberi, gli abbattimenti potrebbero riprendere a settembre. Il comune infatti sta procedendo al taglio in diverse località per poi provvedere al rifacimento del manto stradale. Ci ritroviamo qui nello stesso punto dove ci siamo incontrate più di un mese fa, perché la vostra battaglia per la salvaguardia degli alberi ovviamente sta andando avanti. Ci sono delle novità? Voi questi alberi li avete fatti studiare dagli esperti? Allora, noi abbiamo chiesto l'aiuto di alcuni esperti per capire se ci sono i margini per arrivare a salvarli. Il problema è che il comune ha fatto fare delle perizie su questi alberi, ma ha avuto un approccio un po' finalizzato al rifacimento delle strade e non alla salvaguardia degli alberi, cioè ha detto: io devo rifare le strade perché sono ammalorate, se faccio questo intervento che succede agli alberi? E gli esperti hanno detto: se tu intervieni in questo modo gli alberi rischiano di cadere. Siccome gli alberi di per sé, cioè in questo momento, non sono a rischio, noi vorremmo che la perizia fosse puntuale, cioè valutasse la condizione di tutti gli alberi, e non solo, vorremmo che cambiasse proprio l'approccio nella valutazione del verde pubblico del comune. Secondo le attiviste gli alberi andrebbero tutelati e, come avvenuto anche in altre località d'Italia, si potrebbe intervenire con metodi alternativi che porterebbero alla salvaguardia degli alberi ma anche al rifacimento della strada. Noi abbiamo dato delle indicazioni che tra l'altro sono di interventi effettivamente realizzati dall'amministrazione di Trieste, Lignano Sabbiatoro, anche a Firenze, dove addirittura si è intervenuto su alberi che stavano in classe D. Ancora anda addirittura alle radici. Civat, infine, torna semplicemente a chiedere un incontro alla sindaca Elena Gubetti. Quello che noi chiediamo al comune di Cerveteri è quello di creare un incontro pubblico con gli stessi dottori agronomi che hanno fatto queste perizie, che in un qualche modo stanno dicendo: è naturale che se tu vieni e tagli le radici questo crolla, ma se tu applichi nuove procedure già in corso, questi salvi sia la sete stradale, salvi il pino.